Bentornati sul canale dello Scienze che Gara d'Italia. Oggi vedremo una tecnica che è stata fortemente voluta dal pubblico che ci segue, dai follower che ci seguono sul nostro canale Facebook, e quindi è il Middle Kick, Shoot'em Mashikiri. Tecnica che può sembrare semplice, ma se tirata con la giusta tempistica e ovviamente la giusta tecnica, può portare molte soddisfazioni. Adesso la vedremo sempre in forma basica, poi la vedremo applicata in un contesto reale e le varie situazioni durante un comitè. Abbiamo visto la tecnica in forma base, adesso la andremo a vedere in un contesto reale. Un esempio è anche quello che ho utilizzato durante l'Open Japan in Giappone di Koshiki Arate, quando il peso massimo John Black ha tentato di attaccarmi e ho contrattaccato con un Chudo Mashikiri, e quello mi è valso la vittoria in quanto l'ha accusato. Lo vediamo anche adesso nel filmato. Adesso andiamo a vedere l'applicazione della tecnica in un contesto reale. Nel primo caso l'avversario ci attaccherà e noi, per contrastare il suo attacco, andremo a portare un Chudo Mashikiri Nigi destro proprio per barrare la sua irruenza, quindi è proprio una tecnica di contrattacco e di sbarramento. Mentre nel secondo caso saremo noi a prendere l'iniziativa e, sfruttando l'attacco, in questo caso di Tsuki di pugni, sfrutteremo la catena cinetica del corpo per colpire sul fegato con Itari Chudo Mashikiri. Quindi avete visto una tecnica che va a impattare sulla fascia del basso addome. Ovviamente quali sono i punti fondamentali da andare a colpire? Neanche a dirlo, il fegato, che se viene pizzicato nella maniera giusta, nel tempo giusto, non c'è addome che regga. Stesso caso che abbiamo visto lo Shirogiri, ad esempio. E ovviamente tutta la parte del costato, della milza e della bocca allo stomaco, nel momento in cui ricevono un buon colpo che deve essere tirato principalmente con la tibia o anche con il collo del piede, ha i suoi effetti. Un buon allenamento è quello di farlo eseguire il Chudo Mashikiri con i pao, con i colpitori, con il compagno, o con gli scudi, sempre per colpire. Anche un buon lavoro al sacco darà i suoi frutti nel momento in cui è fatto nella maniera corretta. E queste saranno le tecniche di allenamento specifiche, altri video tutorial che faremo in seguito. Prossima tecnica probabilmente sarà lo Shiromo Washigiri, quindi calcio girato alto, ma la metteremo sempre a votazione. Se continuate a seguirci,